Siamo qui a fine partita, dopo questa quarta giornata nel campionato di Serie C2, siamo nel girone A con il mister del Facility Center, Jacopo Zerbinati. E partita allora complessa, molto intensa, tantissime occasioni da gol da una parte e dall'altra, più o meno un'analisi su come l'ha vissuta dalla panchina. Sì, partita non facile, noi comunque sia abbiamo sempre recuperato uno svantaggio. Io dico bravo al mio gruppo perché comunque hanno dimostrato una grande forza mentale. E faccio i complimenti a Diego Di Russo che ha esordito dopo l'infortunio di Dibba, compiendo anche un grosso intervento, e non è facile per un ragazzo di 1-3 entrare in campo in quel modo e essere determinante. E la partita sì, l'abbiamo vista, ci sono stati diciamo, degli episodi, facciamo gol con un errore, no, fanno gol con il nostro errore, ma non per sminuire il loro lavoro che è stato di livello sicuramente. E prendiamo un gol su rigore, quindi un episodio, e il terzo quello un po' più, diciamo, non dico pulito, però magari un po' più costruito, diciamo, e anche se su una ripartenza. E noi siamo stati bravi a rimontare. Sia di un gol che un doppio svantaggio, quindi comunque quando una squadra fa questo dimostra una grande forza mentale, dopo che comunque veniamo da una partita dove hanno pareggiato a 32esimo a Vignanello, quindi comunque non aiuta. Andare sotto e recuperare è segno di grande forza di volontà. Avete sfruttato appunto gli errori in fase difensiva avversaria. Partita che si era messa bene all'inizio per voi, siete partite veramente fortissimo, poi sono usciti un po' gli avversari sulla distanza e poi appunto sempre costretti a rincorrere nonostante, ecco, appunto gli episodi capitati a vostro svantaggio. C'è da dire anche che noi facciamo 3-3 con una loro indecisione in fase difensiva, e una cosa simile ci è successa a noi sabato scorso, il 2-1, il primo con loro, quindi capisco un pochettino di cosa si parla, anche se era su una zona di campo diversa, e quindi anche loro hanno concesso un gol, hanno regalato un gol, insomma. Noi ripeto, siamo stati bravi perché comunque sotto di 2 non ci siamo mai stati, aver recuperato è segno di grande forza mentale. E abbiamo provato delle cose in settimana senza snaturarci troppo, delle cose sono uscite bene, altre un po' meno, però diciamo che l'idea di come approcciare era chiara. Poi siamo partiti molto bene inizio partita, abbiamo avuto occasioni, ovviamente i portieri ci sono per parare, quindi non è che possiamo prendere con un tiro entro. Però ripeto, è stata una bella partita equilibrata, intensa, anche corretta, c'è stata qualche scaramuccia, ma il campo ci porta comunque sia. Quindi comunque la strada è quella giusta, e a margine, diciamo, a chiusura di tutto questo, un punto guadagnato o due persi? No, non è quando vieni dando più svantaggio, non possono essere due punti persi. Sulla strada noi dobbiamo fare un percorso che è chiaro, il gruppo lo sa, la società lo sa, e noi dobbiamo lavorare sempre. Io dai primi giorni di allenamento, di ritiro, ho sempre detto che quello che noi sceglieremo di essere in settimana in allenamento sarà quello che meriteremo di essere poi il sabato in gara. Comunque proseguite il cammino da imbattuti, che non è male, comunque come dato. Sì, poi il campionato è lungo, è un grande gruppo, quindi comunque anche di fronte a una sconfitta avrebbero reagito in maniera matura, perché ripeto, è un gruppo fantastico. E questo è importante, assolutamente, l'approccio, lo spirito di squadra ci deve sempre essere, poi ogni partita è differente, però va giocata sempre con l'intensità e la forza mentale giusta, appunto come già riferito in precedenza. Ti ringraziamo, ringraziamo te e i compagni, i giocatori della squadra, ci vediamo la prossima volta. Grazie. Grazie mille ancora, complimenti.